Salve ragazzi, sono Follow di Tube e benvenuti a questo nuovo più o meno video, perché Bray Wyatt non è più ufficialmente un wrestler WWE. Infatti è stato licenziato, si è licenziato, ancora non si sa, è appena arrivata l'ufficialità di un suo rilascio. Sicuramente andrò a eviscerare totalmente la notizia e capire cos'è successo, perché, ma era probabilmente qualcosa che era veramente nell'aria da diverso tempo, ma che più o meno tutti ci rifiutavamo, evitavamo di pensare, visto il patrimonio che era questo, che è questo atleta. E se posso dirvi la mia, molto brevemente, mi dispiace perché ci ho dedicato un nome a un canale e mi dispiace per come è andata e per il potenziale che c'era, soprattutto con l'arrivo del Fiend, del personaggio del Fiend, ma anche con l'arrivo al tempo del Bray Wyatt versione palude, da NXT a main roster e simili. Ma una delle cose più assurde ora è pensare a cosa farà Bray Wyatt in futuro, perché non è a posto, questo si sa, dopo la morte di Luke Harper, una sorta di depressione. Adesso è duro toccare questi elementi senza mai aver avuto conferme, ma di questo si è parlato, di questo si è fatto giornalismo, e soprattutto ora bisogna pensare a cosa farà quindi questo Wyatt. Giappone, All Elite Wrestling, ritiro, perché non è una cosa che escluderei, magari un'assenza prolungata, e quando dico prolungata intendo 1, 2, 3 anni, oppure un ritorno boom di botto come hanno fatto tanti wrestler, oppure un addio alla CM Punk più lungo, più duraturo. Nessuno lo sa, nessuno può immaginare, e solo il tempo ce lo saprà dire. Però io voglio provare a dirvi già un'opzione, ovvero io sto pensando ad un probabile ruolo cinematografico per Bray Wyatt, perché ha dimostrato di essere un genio capace per poter fare in ambiti simili. Detto questo, notizia clamorosa. Ora voglio sapere voi qua sotto cosa pensate di questo rilascio di Wyatt e come vedete Wyatt nel suo imminente futuro. Grazie.